Il giorno del giudizio per Wärtsilä è fissato per il 14 settembre. In quella data si chiuderanno i conti su due fronti. In tribunale si svolgerà l'udienza convocata per l'esposto depositato da FIM, FIOM e WILM per comportamento antisindacale della multinazionale, nella stessa data in cui scade la procedura di licenziamento dei 451 operai dell'impianto triestino, quelli che operano nel comparto produttivo che il gruppo ha deciso di chiudere. Al netto che la città intera si aspetta risposte ben prima, dopo il corteo di domani pomeriggio, partenza alle 16.30 da Forulpiano con diretta su Tele4 e il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico del 7 settembre, al momento questo dicono gli elementi di fatto. Oggi a fornire supporto all'avvertenza anche i sindacati dei pensionati. Siamo preoccupati perché noi da giovani siamo riusciti a formarsi una famiglia, a mettere a posto le nostre cose, però oggi di quelli che sono giovani che lavorano su alle Wärtsilä avranno difficoltà, enormi difficoltà tra mutui e tutta la famiglia che bisogna mantenere. Tornando alla battaglia legale, l'esposto che verrà valutato tra 12 giorni si riferisce all'articolo 28 per attività antisindacale relativamente a comportamenti avuti nel 2021 e nel 2022. L'esposto è stato presentato il 17 agosto scorso con l'obiettivo di ottenere dal giudice un intervento sulle modalità di comportamento dell'azienda, dunque di bloccare la procedura di licenziamento e riavviare la trattativa. In caso la battaglia degli operai non andasse in porto, ha ricordato Adriano Sinkovic dello SPICI, GL, potrebbero esserci conseguenze dirette anche sull'attuale monte contributivo sul fronte pensionistico. Ma in questi 50 anni di storia almeno 10.000 triestini sono transitati per quella fabbrica e quindi penso che sia un segnale molto molto importante. Auspichiamo che la città chieda al governo nazionale una risposta a una crisi profonda che ha bisogno di risposte profonde e importanti.